A grande richiesta, come l'anno scorso, ritorna nel nostro istituto il progetto Io Leggo Perché, il progetto che quest'anno vede come punto principale l'inclusione e lo sport. Ho iniziato a nuotare all'alba dei miei 3 anni più o meno, per dei problemi alla schiena dovuti alla protesi. Credo che sia impossibile ottenere dei risultati se non sia un sacrificio che è, diciamo, massimo, quindi c'è un'attenzione al gesto in ogni allenamento. Quando soffri, quando vuoi gettare la spugna, devi sempre riprovarci, dire no, io ce la voglio fare, ce la devo fare. L'idea è nata tutta durante una puntata in radio, è fatta con un professore italiano del liceo, ci è venuta in mente di fare questo libro, appunto, e tutto il ricavato della nostra parte del libro sarebbe andato alla mia società sportiva per finanziare l'attività sportiva di base, cioè dei bambini che un domani potrebbero essere il prossimo me. La mia passione per l'equitazione è nata un po' per caso, quando appunto 16 anni fa insieme alla mia famiglia siamo andati in un maneggio così per provare, e da allora non sono più scesa da cavallo. Secondo te esistono dei limiti o siamo noi che ci convinciamo? Ma questa è una bella domanda e anche un po' difficile da rispondere. Esistono dei limiti? Probabilmente sì, ogni persona ha i propri limiti, però non sempre sono insuperabili, anzi è proprio da questi limiti che bisogna partire e secondo me darsi la spinta per affrontarli e superarli. Il mio consiglio a tutti i giovani è quello di non abbandonare mai le proprie passioni, perché dalle passioni spesso possono nascere grandi sogni e anche opportunità lavorative. Il rapporto con gli altri ragazzi è stato sempre un rapporto diciamo molto buono. Non nego che all'inizio, magari soprattutto alle elementari, forse ci sono stati dei momenti difficili con alcuni miei compagni, ma ho imparato da quelli a prendermi in giro per prima delle mie difficoltà e delle mie situazioni, e questo mi ha aiutato poi con gli altri ragazzi.